giorni, manifestazione di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando li incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dall'immagine, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Esiste un identikit dello sconsiderato che ieri sera, dopo la manifestazione antigovernativa in corso del popolo, ha infranto a pugni i finestrini di una vettura parcheggiata nei pressi della filiale Intesa San Paolo a Chioggia. Si tratterebbe di un individuo corpulento attorno ai 45 anni di età, con problemi di dipendenza dalla cocaina, residente in centro storico e capace di sostenere un corpo a corpo per via della sua preparazione nelle arti marziali. Oltre a questo episodio, attorno alle ore 21:30, ignoti, probabilmente incappucciati, hanno scagliato alcune bottiglie fumogeni contro un automezzo del reparto mobile di Padova che sostava davanti al commissariato di pubblica sicurezza. Gli inquirenti confidano in queste ore di venire a capo degli autori di tali gesti grazie alle immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza. Erano stati in centinaia ieri sera a raccogliere l'appello girato attraverso WhatsApp e a radunarsi davanti al municipio di Chioggia per protestare contro gli ultimi decreti Conte. Non solo esercenti e negozianti in piazza, ma anche una nutrita rappresentanza di ultras della Curva De Paulis. Impossibilitati a frequentare lo stadio per via delle restrizioni, hanno animato la serata con razzi di segnalazione, torce e fumogeni, cori contro il governo, lo stesso presidente del Consiglio e le forze dell'ordine. La situazione è stata tenuta sotto controllo dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri, mentre coloro che hanno organizzato la manifestazione, in primis Ilaria Di Nunzio dell'Isola dei Sogni, cercavano di parlare al megafono, rigorosamente, loro sì, con mascherina, mantenendo le distanze e senza proclami bellicosi. Non cessa l'opposizione di una parte importante della città alla decisione comunale di procedere comunque con la costruzione del cosiddetto parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione, ad opera di un consorzio di imprese padovane. Il discusso cantiere, destinato a recuperare il posto auto per circa 40 mezzi in più rispetto alla disponibilità attuale, è attivo ormai da settembre. E domani mattina, sabato 31 ottobre, l'Associazione Culturale Insieme Arte a Mare Chioggia ha dato appuntamento alle ore 10:30 a un presidio statico davanti al municipio per chiedere lo stop ai lavori. All'iniziativa hanno aderito il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, il Sindacato Pensionati della CGIL, la UIL Pesca del Veneto, la Cooperativa Sociale Prometeo. I promotori intendono sensibilizzare circa quella che viene definita l'aggressione ambientale al paesaggio e invitano il Comune a prendere in considerazione l'ex cementificio all'Isola Saloni quale luogo idoneo a ospitare un parcheggio. Il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia celebra i suoi ben 60 anni di attività. Sabato 31 ottobre, dalle ore 12, di fronte all'ingresso della sala aste, avrà luogo una cerimonia sobria e senza brindisi, con gli interventi del direttore Emanuele Mazzaro, del sindaco Alessandro Ferro, dell'assessore Daniele Stecco, del presidente del consiglio comunale Henry Bullo, dei consiglieri regionali Erika Baldin, Marco Dolfin e Jonathan Montanariello, dell'europarlamentare Rossana Conte, del sottosegretario Giuseppe Labbate e del vescovo Adriano Tessarollo. Contestualmente verranno ricordati attraverso un flash mob i pescatori sequestrati in Libia.
Il direttore Mazzaro ricorda come il mercato non ha mai chiuso i battenti, pur vivendo una consistente perdita di traffico e pagando gli effetti pesantissimi dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'intero sistema della pesca. Ma abbiamo messo in sicurezza il mercato e le sue risorse, gli operatori e il lavoro, attraverso un piano seguito da tutti con ordine. Sapendo che senza questo servizio il pesce fresco, alimento fondamentale nella dieta nazionale, sarebbe scarseggiato o addirittura scomparso nelle catene della distribuzione. L'iniziativa di domani sarà anche trasmessa in diretta dagli account Facebook e Instagram del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. I lavoratori della cultura e dello spettacolo si sono riuniti questa mattina a Venezia, davanti alla sede del Consiglio regionale, per manifestare contro il decreto del governo che ha sospeso fino al 24 novembre le attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo. La protesta, organizzata dai sindacati confederali di categoria in contemporanea in numerose piazze italiane, ha coinvolto centinaia di operatori di un settore già in crisi, penalizzato anche dal fronte dei sussidi. Un'assenza che secondo i sindacati rischia di sfociare in un dramma sociale. È così per le realtà dei Luna Park, dei circhi e degli spettacoli viaggianti. Chiediamo semplicemente di lavorare, afferma Marco Buzzacchi, rappresentante sindacale triveneto di SNAB CGIL, ma forse non si rendono conto che dal 23 febbraio a noi è stato imposto un lockdown fisso. Sono molti i settori in difficoltà. La danza non è uno sport e quindi non ha alcuna copertura, dichiara Ornella Camillo, coordinatrice di Assodanza Veneto, ai microfoni di Azzurra Network. I ragazzi che si apprestano a compiere anche carriere professionistiche sono fermi, bloccati, eppure le scuole di danza seguivano protocolli ferri e rigidi. Ci rendiamo conto che la situazione sanitaria è grave, ma non siamo noi gli untori. Anche il teatro è duramente colpito. Se dobbiamo chiudere per questa emergenza sanitaria, commenta Giulio, attore veneziano, dobbiamo avere un tavolo di discussione, compiere scelte comuni e mettere in campo le innovazioni necessarie affinché il comparto funzioni meglio, sia più garantito, con lavori più sicuri e un welfare più sostanzioso. Con la fine di ottobre comincia la seconda fase del calciomercato nel campionato di Serie D e dopo alcuni fuochi d'artificio nelle squadre circostanti, con il nazionale montenegrino Saša Čikarević che lascia il Chiarlin Smuzzane per accasarsi al Delta Porto Tolle, è stavolta l'Union Clodiense a mettere a segno un colpo significativo. Dal Mantova infatti arriva Michele Valentini, esperto centrocampista di 34 anni, con all'attivo oltre 300 partite tra Serie C e Serie D. Valentini, mezzala di qualità con ottime propensioni all'inserimento e al gol, ha contribuito in maniera determinante alla promozione della squadra virgiliana nella categoria superiore. Il neogranata, classe 1986, è stato fortemente voluto dal nuovo allenatore Antonio Andreucci e vanta esperienze con Pavia, Teramo, Alessandria e Campobasso, oltre che nell'Imolese assieme a Rullo Ferretti. Intanto sono quattro le partite già rinviate nel prossimo turno di campionato, per casi di Covid in alcuni organici o staff. Si tratta di Cartigliano Adriese, Chions Manzanese, Trento Union Feltre e Arzignano Valchiampo, Virtus Bolzano. L'Union Clodiense invece è attesa di impegno esterno sul campo polisportivo di Belluno contro i gialloblu locali.
Davide, senti, ma questa della la birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire perché veramente non ho parole. Certo, Andrea, qui abbiamo una Gose di Birranova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo, lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%.